Qui nel salone, nel momento della pausa pranzo, incontriamo Valerio Federico. Valerio Federico, gli volevamo chiedere un pochino come giudizio dava un po' dell'andamento dei lavori, il tenore politico di questo comitato, che è anche un momento che si pone cronologicamente in una fase post-elettorale, diciamo non esaltante per la lista promossa dai radicali Amnistia, Giustizia e Libertà. A me pare che se dobbiamo andare, come è giusto fare in un movimento politico, partire dalle relazioni di chi guida questo movimento, e cioè il segretario e il tesoriere, c'è stata posta una questione molto chiara: vogliamo o non vogliamo ripartire da un pacchetto referendario e quindi da un'azione da spendere sul tutto il territorio nazionale su alcune tematiche cercando di riutilizzare lo strumento che i radicali hanno utilizzato meglio nella loro storia, e quindi il referendum. Questo è un punto al quale bisogna dare una risposta. La mia valutazione è che in termini di contenuti questi quesiti referendari ovviamente vadano bene, perché non fanno altro che rispecchiare una serie di iniziative dei radicali negli ultimi anni. Le perplessità sono solo esclusivamente dovute al fatto che io avrei e preferisco che a questo inizio di campagna referendaria si affianchi un momento di discussione franco e aperto anche sulla ripartenza dei radicali in ambito elettorale, cioè immaginando come possa essere una ripartenza dei radicali in ambito elettorale e in ambito, diciamo, di galassia, quindi immaginando una riorganizzazione della galassia, ma anche un utilizzo di strumenti diversi da quelli fino ad ora utilizzati, che garantiscano una maggiore presenza partecipazione, anche se di questo termine si abusa, di chiunque si è avvicinato ai radicali e vorrà avvicinarsi. Quindi benissimo la campagna referendaria, affianchiamola nei prossimi mesi con un grande momento di rilancio che dia anche nuovo entusiasmo ai radicali. Grazie Valerio Federico, facciamo la stessa domanda, non mi ricordo più il nome. Ecco, Marco Maria Freddi, mi ricordavo che era un po' complicato, per me i nomi doppi sono una cosa incredibile. La stessa domanda la faccio a Marco Maria Freddi. No, guarda, ti dico, sì, guarda, è difficile poter intervenire dopo Valerio Federico, perché la sua assoluta chiarezza e pragmaticità nell'affrontare le cose è imbattibile, per cui mi sento veramente in difficoltà. Ti dico molto onestamente che io vivo ancora una fase molto più passionale delle cose, e non riesco a viverla come lui la sa vivere, e credo che, ahimè, debba sempre dargli ragione, per cui questo con rabbia devo viverlo. No, ti dico, noi siamo arrivati già da tempo ad una conclusione assolutamente condivisa, che qualcosa deve cambiare, e deve cambiare, secondo me, nel modo con cui questo partito ha sempre interpretato la sua transpartiticità. Ne abbiamo già parlato nella scorsa intervista. La realtà, credo che questa grande intuizione dell'88 debba essere ripresa, rivista e attuata. E cosa voglio dire? Voglio dire che noi abbiamo bisogno non tanto di andare alla ricerca dei doppia tessera, che è un modo sì positivo. La presenza di Gozzi ieri è stata molto importante, è sicuramente una persona che contribuisce e contribuirà sicuramente ad aiutarci in questo momento di difficoltà in Parlamento, ma credo che noi abbiamo bisogno di uno strumento differente nel Partito Radicale, aperto, dove tutti possono convergere, cioè quello che è mancato realmente. Questo non è assolutamente una critica, è una mia valutazione personale, ma credo che sia mancata veramente un'idea costruita per tempo, cioè la gente la devi invitare prima, Saviano lo devi coinvolgere, Saviano, Feltri, Don Gallo, chi vuoi, lo devi coinvolgere prima in un centro di elaborazione, quello che noi abbiamo chiamato la tribuna, ma tu chiamala Senato, chiamala come credi, non è tanto questo, ma in un momento dove tutte le persone possano convergere attorno alla nostra analisi, che è l'analisi di Rita Bernardini o di Sergio Di Leo di questa mattina, che
è innegabile che quello è il punto di partenza per noi, i diritti delle persone, soprattutto i diritti delle persone che più vivono con fatica la loro condizione nelle carceri, ma è anche tutto il lavoro di Valerio Federico. E il lavoro di Valerio Federico circa trasparenza, partecipate, fondazioni bancarie, è quello che oggi la gente percepisce ed è il motivo per cui ha votato poi Grillo, perché Grillo va, e qui quello che diceva Bandinelli è assolutamente vero, quello che ha preparato Valerio parte da lontano, dalla cultura politica dei radicali, mentre Grillo va solamente e mira solamente alla pancia delle persone che in questo momento sono molto arrabbiate. Per cui io credo che questo centro di elaborazione politica debba diventare sicuramente il modo di far convergere tutte le sensibilità di tutti i radicali all'interno del Partito Radicale Transnazionale, il quale nel congresso che ostinatamente chiediamo nuovamente debba essere in grado di costituire questo organo di elaborazione politica, che diventa anche organo di elaborazione politica in funzione elettorale, ovviamente, dove alla fine possa scaturire il momento elettorale condiviso in modo transpartitico con tante personalità e con tanti radicali per portare alla conoscenza con i sistemi che suggeriva Sapienza o Alex Orlowski, perché non possiamo avere paura, come dice Bandinelli, di ciò che non conosciamo. Dobbiamo aprirci anche da questo punto di vista, arrivare alle persone, e io credo che l'unico modo per essere credibili, perché per scelta abbiamo detto che noi non corriamo direttamente ma ci apriamo in modo transpartitico, questo si possa essere l'unico modo per condividere e ripartire. Grazie a Marco Mariafreddi, appuntamento su libri.tv a Marco Mariafreddi e a Valerio Federico per queste altre interviste. Grazie ancora.